Hai capito bene, devi smetterla, cazzo! Smettila, piantala! Chi è che sei? Sei Heidi? Dai lunghi boccoli dorati? Dove sta scritto che tu debba creare tutto questo comfort con lei? Ah, tutto va bene. Ah, tutto figo, tutto bene. E lei alterna invece bastone carota. Boom, e ti bastona. A conti fatti, dei due, chi è che è più attratto? Tu che fai solo comfort o lei che ti bastona all'occorrenza e qualche volta ti lancia una carota? Pigliatela, pigliatela sta carota. A conti fatti, chi dei due è più attratto? Dimmelo. Tu, giusto? Più bisognoso, più innamorato, più preso, quello con meno controllo. Perché? Perché fai troppo comfort. Cosa intendo per troppo comfort? Non è il comfort, faccio una sega. No, il fatto che lei stia da Dio con te, o meglio, che tu la faccia sentire da Dio al settimo cielo, che stia benissimo, e che ti veda come il pinguino di Madagascar, un minion. Ma lei non si scopa un minion, lei si scopa un uomo. E il troppo comfort, che ti ha consigliato magari di fare un playlover tarocco, piuttosto che l'amico del bar, è la causa di tutti i tuoi mali. Il fatto che tu vieni visto come un amico, nel fatto che lei non prova attrazione sessuale per te, nel fatto che lei non si innamora come invece tu ti sei invaghito di lei, del fatto che ti racconta a chi vorrebbe fare un tricipucci, eccetera. Stai facendo troppo comfort, lei non è mai messa in discussione da te ed è a suo completo agio, come un videogames che non ti fa incazzare, non ti fa bestemmiare e stare sul pezzo per passare ad un nuovo livello. Tu con lei solo il livello 1, lei gioca solo a livello 1 e quello potrebbe farcela anche il tuo cuginetto. Tu devi essere Final Fantasy. Ecco alcuni esempi di atteggiamenti che devi cambiare. 1. Fatti desiderare. Impara a interrompere la conversazione per primo. A dire che la chiami, magari domani le scrivi, non lo fai. A farti sentire preso nella tua routine. A visualizzare e rispondere dopo 1, 2, 3 ore, come fa lei. A ripagarla con la stessa moneta. Cosa che non fai perché fai troppo comfort. E perché devi essere scattante quando la ragazza chiama e chiede di te. Fatti desiderare, amico, non c'è cosa peggiore di una cui scrive, poi mette il cell in borsa e questo dopo mezzo secondo ha già risposto e sente vibrare il telefono, cioè, di già, ma non ha niente da fare, sto qua che cioè, toglie valore a quello che sei. 2. Impara a dirle di no. Il no, anche se tu non sarai di questo avviso, se ci segui da un po' invece sì, è afrodisiaco. Il no è quello, è la cosa che ti fa scopare. La negazione, il negarle qualcosa in un mondo dove tutti le concedono tutto. Questa scrivetela. Magari tatuatela qua, eh? Anche solo il cambiare un orario che lei ti dà in cui è pronta che vorrebbe uscire e andarsi a bere una birra. Piuttosto che dirle no ad un favore perché hai da fare, esattamente come fa lei. Quando non c'ha voglia, non c'ha voglia. E te ne vai a fanculo tu. E rimani lì, ah, va bene, ok, allora domani. Devi essere considerato come un'incognita talvolta. Non come un qualcosa di fisso. Se domani rimettessero al Mac il Big Tasty, tu lo mangeresti di gusto perché sai che da lì a breve scomparirà di nuovo. 3. Non farla sentire perfetta. Tu devi farla sentire inadeguata. Ah, mamma, che cazzo dice questo qua? Mamma! Questo non vuol dire che devi bullizzarla, ma devi darle l'impressione che non è perfetta come vuole farti credere e non devi trattarla come tale. Sei con lei in piscina, facciamo finta, magari è una semplice amica, come per tanti di voi, no? Dato che ti ha relegato in zona amicizia, commentare una gran bella ragazza che vi passa davanti fa tutta la differenza del mondo. Lei lo fa con gli uomini, te ne sei reso conto o no? E tu non lo fai per paura di giocarti le inesistenti in quel momento possibilità con lei. È assurdo. Lei non è perfetta, batti questa sicurezza che le danno tutti gli altri, vedrai come le attenzioni iniziano ad arrivare. Se avessi vissuto per tutta l'estate nel pianeta di SpongeBob, sappi che i primi di agosto abbiamo lanciato il primo store in Italia di prodotti digitali in ambito sentimentale. Chi se non noi potevamo lanciarlo? www.playloveracademy.store. Ci sono prodotti anche relativi a distruggere la friendzone, ma soprattutto a creare attrazione, a poche decine di euro.